Uno startup studio è una fabbrica di startup che ha l'obiettivo di creare in modo sistematico delle aziende sane che possono, appunto, come dicevi tu, fallire il meno possibile e arrivare al successo il più velocemente possibile. Non è magia, ma è buon senso. Qualsiasi imprenditore di successo che ha sviluppato un'azienda di successo ha seguito inconsapevolmente, magari, tanti passaggi fondamentali utili per sbagliare il più possibile nel meno tempo possibile e imparare quindi a. Il più possibile dal mercato. Startup Studio. Oggi parliamo di questo argomento che anche a me affascina veramente molto, mi interessa moltissimo. È un modo di creare startup, appunto, molto interessante, che in realtà esiste da tanti anni, dagli anni 90, ma soltanto in questi ultimi anni, diciamo, ultimi 10 anni, ha avuto una diffusione veramente grandissima. Abbiamo anche tutta una serie di esempi, che il primissimo Startup Studio è stato quello fondato da Idea Lab negli anni 90, appunto, in Europa abbiamo di internet, e poi ce ne sono tanti altri. E oggi parliamo di questa cosa qui, in particolare proprio con Nicolò Vinci, che è Head of Product di Mamazen, che è uno startup studio proprio qui in Italia, molto interessante. Quindi, intanto, Nicolò, se ti vuoi presentare. Sì, ciao a tutti e grazie per avermi invitato, insomma, a parlare di questo argomento che per me è molto, ho molto a cuore, insomma. Io mi occupo di sviluppo prodotto in Mamazen e prima di iniziare questa avventura lavoravo già nel mondo startup, in particolare in PonyZero, mi occupavo di analisi dati. PonyZero, per chi non lo sapesse, è una startup di logistica a impatto zero. Che ha fatto exit nel 2018 ed è cresciuto un sacco, per me è stato super divertente lavorarci come prima esperienza lavorativa perché il mondo startup ti insegna quali sono le tecniche migliori per arrivare al successo più velocemente, quindi è una cosa che mi diverte molto. Sì, infatti, ecco, però la chiave in questo caso è proprio successo, perché come sappiamo le startup, a seconda anche un po' del processo che si cerca di seguire per crearle, hanno ovviamente un certo tasso di fallimento e si cerca di massimizzare invece quello di successo. Ecco, da quello che so, da quello che ho visto sempre esternamente, diciamo, il modello dello Startup Studio è quello che in realtà aiuta a massimizzarlo, questo tasso di successo, per tutta una serie di fattori che a questo punto, però, diciamo, innanzitutto ti vorrei chiedere proprio cos'è uno startup studio, cos'è che lo caratterizza e che a questo punto aiuta anche a massimizzare il successo delle startup. Sì, allora uno startup studio è una fabbrica di startup che ha l'obiettivo di creare in modo sistematico delle aziende sane che possono, appunto, come dicevi tu, fallire il meno possibile e arrivare al successo il più velocemente possibile. Non è magia, ma è buon senso. È un po' quello che chiamano lean production, lean startup, si traduce alla fin fine con la tecnica del buon senso, dico io, perché qualsiasi imprenditore di successo che ha sviluppato un'azienda di successo ha seguito inconsapevolmente magari tanti passaggi fondamentali utili per sbagliare il più possibile nel meno tempo possibile e imparare quindi il più possibile dal mercato. Lo startup studio molto spesso viene confuso con l'incubatore o un acceleratore. Quindi la differenza fondamentale sta nel fatto che un incubatore, un acceleratore segue delle iniziative esterne. Quindi io sono Nicolò, ho un'idea, vado dal incubatore del Politecnico di Torino, gliela propongo. Gli piace, mi aiuta a svilupparla. Lo Startup Studio invece è un'entità chiusa, quindi noi svolgiamo ideazione interna e sviluppiamo internamente le aziende, selezionando quelle che vanno bene e quelle che invece non ha senso portare sul mercato. Questo è un po' il quadro generale di che cos'è uno startup studio, anche se ora la domanda che verrà spontanea è: ma come fa a creare delle aziende che falliscono meno di quelle Infatti, sul mercato? infatti. Sì, c'è una differenza fondamentale. Allora, magari cerco di inquadrare un po' la situazione generale della creazione di uno startup. Di solito c'è una persona che ha un'idea che nella sua testa è brillante, la porterà al successo ed è adatta per tantissime persone, e probabilmente ha individuato una soluzione, ma non un problema.
non è detto che queste combacino. Così decide di andare dal notaio il giorno dopo e costituire l'azienda. Perfetto, ha costituito l'azienda, non ha soldi, inizia a cercare degli amici che possono dargli una mano per svilupparla. E la domanda qui è da porsi è: queste persone sono veramente, diciamo, quelle fondamentali, le persone giuste per sviluppare quest'idea? In tutti i casi, queste persone entrano in società, si iniziano a cercare dei soldi, perché ovviamente nessuno, o si fanno due lavori contemporaneamente, e i soldi quindi scarseggiano. Quindi si va dagli amici, dai parenti, da qualche piccolo investitore che crede nel progetto, si fa finanziare il progetto con dei business plan da paura, tra l'altro. Presi i soldi, che si fa? Si investe tutto in sviluppo, perché bisogna creare l'applicazione più figa, con più feature possibili, perché deve essere adatta per tantissime persone, per aggredire più mercato possibile, bla bla bla. Perfetto, si è costruita dopo un annetto di lavoro questa piattaforma, questa applicazione, si va sul mercato. È lì che iniziano un po' i problemi, perché ci si scontra con le persone mi avevano detto che lo volevano, ma in realtà non lo vogliono, non vogliono spendere questi soldi, trovano delle scuse, si fa un pivot, allora forse non è questo, devo sviluppare quest'altro perché c'è un solo cliente che mi ha chiesto questa feature, quindi lavorano anche gli altri, e ci si incarta un po' in una situazione non piacevole fino a magari chiudere l'azienda dopo qualche anno perché non si è più sostenibili. Questo è un po' il processo che tendenzialmente c'è nel mercato delle startup. Uno startup studio invece, come funziona? Come fa a creare delle aziende che falliscono nettamente meno di delle aziende tradizionali che si trovano sul mercato? Uno, nella fase iniziale ci concentriamo più sui problemi. Quindi analizziamo tantissimi problemi in fase iniziale con tante tecniche, brainstorming, design thinking, tiriamo fuori tutto quello che c'è. E ne tiriamo giù tantissime, quindi più di 50. Arriviamo anche a 100 idee diverse da buttare giù. Da lì poi, però, non ci buttiamo a capofitto su quella che ci piace di più, perché di solito c'è sempre la parte emotiva che dice: cazzo, questa è fighissima. Mi piace tantissimo, è quella migliore. Ma iniziamo a fare un'analisi di mercato prima per vedere se c'è un trend, perché magari è una roba fighissima, però nessuno ci investe perché boh, nessuno capisce il problema o non c'è proprio cultura per investirci. Due, se ci sono all'estero delle iniziative simili che hanno avuto successo, quindi è un buon segnale perché hanno già effettuato una sorta di validazione, però in un mercato completamente diverso, quindi poi bisogna comunque ribaltarlo al mercato di partenza, che in questo caso è italiano. Come facciamo a fare questa validazione in uno startup studio per accertarci che effettivamente quale di queste 50-100 idee è quella giusta da portare avanti? Innanzitutto si parla con gli utenti, si fanno delle customer discovery, si chiamano in gergo tecnico, vuol dire scegliere un target specifico di persone che poi diventeranno gli early adopter, insomma, che hanno uno specifico problema. Ecco, un errore che si fa normalmente è partire cercando di raggiungere tantissime persone. Questo è il modo migliore per perdere tempo e sbagliare. Perché è vero che tutte le grandi aziende che conosciamo di successo, non lo so, penso ad Airbnb o a Facebook, coprono tutti, cioè lo usano veramente tantissime persone. Ma in realtà, scavando un po' più a fondo, si può notare come queste aziende sono partite da un target piccolissimo. Ad esempio, Airbnb ha iniziato a sperimentare il suo prodotto con dei designer che andavano ad un convegno a Los Angeles e gli hotel erano tutti occupati e quindi c'era tanta domanda e poca offerta e quindi hanno iniziato a proporre loro questi alloggi condivisi con degli utenti che volevano condividerli, insomma. Oppure Facebook è partito testando la propria idea all'università dove lavorava Mark, era un portale chiuso, quindi non ci poteva accedere chiunque.
ha iniziato con un target che conosceva benissimo, che erano i suoi compagni di università. Quindi cerchiamo, come Startup Studio, cerchiamo di scegliere chi sono le persone giuste che hanno questo problema e iniziare a fare customer discovery, quindi iniziare a parlarci per capire quali sono i problemi che vogliono risolvere e a cosa vogliono arrivare. I pain and gain, quindi qual è veramente il problema che sono disposti a, che sono veramente disperati e pagherebbero anche per una soluzione brutta pur di risolverlo. E, dopo averci parlato, iniziamo a far finta di avere qualcosa. Quindi c'è la tecnica del fake door, che è, non lo so, voglio aprire una libreria, scrivo fuori la porta di casa, libreria, vedo quante persone cercano di aprire la porta rispetto a quante persone passano. La libreria non c'è, però inizio a capire, c'è interesse o nessuno se ne frega niente, quindi della libreria. Nel digitale questo viene ribaltato con dei siti farlocchi. Farlocchi perché proponiamo un prodotto che in realtà non esiste e vediamo quante persone però sono interessate, quindi lasciano i propri dati per ricevere maggiori informazioni o addirittura comprare il prodotto, perché poi c'è tutta una serie di, si chiamano skin in the game, quindi quanto sei interessato? Mi lasci solo l'email di quando avevi 14 anni, praticamente non te ne frega niente. Mi lasci il cellulare, sei più interessato, cerchi di pagare il prodotto, è veramente quello che ti serve, perché con una landing page, con un sito, hai trovato la soluzione ai tuoi problemi. Dopo questa fase di fake door c'è la parte di, si chiama Mechanical Turk, praticamente turco meccanico, era una macchina costruita nell'Ottocento che giocava a scacchi in modo autonomo. In realtà non c'era nessuna intelligenza artificiale, non c'era nulla, era un professionista nascosto dentro la macchina che giocava a scacchi. E questo ribaltandolo, per esempio, nella mia esperienza, è successo quando lavoravo in PonyZero, che avevamo venduto in test, diciamo, ad un corriere che lavorava con noi, un algoritmo di previsione di orario di consegna dei pacchi. In realtà questo algoritmo ero io che in 5 minuti cercavo di prevedere a che orario venissero consegnati i pacchi, ed è stato utile perché poi l'interesse mostrato all'inizio non si è tradotto in un acquisto di un prodotto. Quindi, se avessimo già sviluppato l'algoritmo e poi avessimo provato a venderlo, avremmo fallito, cioè avremmo speso dei soldi e tempo inutilmente. Quindi, dopo tutti questi tre processi, che tendenzialmente non implicano lo sviluppo di una soluzione tecnologica vera e propria, ma solo landing page e finti prodotti, di queste 50 troviamo le prime tre che sono le più richieste. Le persone vogliono questo prodotto perché risolve veramente un loro problema e da lì creiamo un MVP. Un MVP però molto leggero. Considera che in delle startup che abbiamo in portfolio sono andate avanti gestendo centinaia di ordini giornalieri con Google Sheet, con Excel, fin quando non si è schiantato dopo 2 anni, però per i primi 2 anni ci ha concesso di andare avanti in modo molto dinamico, perché per modificare una formula di Excel ci vogliono 10 minuti se sei lento, per richiedere lo sviluppo di una nuova feature ad uno sviluppatore che lo deve mettere in sprint, deve fare tutto il processo, ci vuole 1 mese. Questo non è uno spreco, ma conviene farlo quando la soluzione è veramente consolidata, quindi quando è veramente quella e non quando bisogna cambiare molto frequentemente. Quindi tendenzialmente montiamo un MVP senza l'uso di un codice, quindi con delle soluzioni no code, degli acrostici che in fase iniziale, tanto quando hai 10-15 utenti, non ti serve la piattaforma super stabile per gestirli. Su questo, tra l'altro, ci aiutano tanto gli early adopter, che sono quelli che hanno lasciato i dati e volevano il nostro prodotto, perché sono persone che hanno veramente quel problema, è un target piccolissimo che vuole quel prodotto e ti aiuta anche, perché poi i nostri early adopter noi li sentiamo, diventano amici, perché li sentiamo tutti i giorni, ci aiutano, dicono guarda qui c'è questo problema, però sono comunque persone
che utilizzano una soluzione brutta. Tendenzialmente da noi, se una soluzione è brutta e viene usata, è quella giusta. Perché magari è fighissima e la usano solo perché è fighissima, però in realtà non risolve un nice to have per l'utente, quindi boh, la usa così e poi un altro giorno non la usa più. Quindi, arrivati a questo punto, costituiamo l'azienda. Quindi l'azienda non è più costituita come all'inizio, come le startup tradizionali, ma viene costituita solo nel momento in cui abbiamo individuato veramente un problema di mercato e ci abbiamo lavorato su, l'abbiamo testato e ritestato e tra l'altro abbiamo anche i primi utenti. Ok, perfetto. Abbiamo costituito l'azienda, però non c'è ancora il team, perché finora tutto questo lavoro l'ha fatto il team di Mamazen, dello startup studio, e quindi ci mettiamo alla ricerca di delle figure verticali in quell'ambito. Perché la maggior parte degli startup imparano strada facendo, però questo comporta un po' di perdita di tempo, insomma, fisiologico, il tempo fisiologico per apprendere un nuovo mercato. Mentre prendendo dei professionisti che magari lavorano da 15 anni in quell'ambito, hanno già tantissimi contatti, quindi giorno zero riescono a stringere varie partnership strategiche per andare avanti, cerchiamo di creare un team che sia adatto e verticale sull'idea che abbiamo individuato. Ok, perfetto, abbiamo trovato l'idea giusta, abbiamo trovato il team, però mancano i soldi perché nessuna azienda si sviluppa senza soldi. Per questo, al fianco di Mamazen, abbiamo creato un fondo che investe nelle migliori startup dello Startup Studio. Quindi questo ci consente non solo di poter erogare, sempre se si raggiungono le giuste metriche, un investimento minimo di 500.000 euro sulle startup, che diciamo in fase iniziale, a meno che non hai già dei contatti molto abbienti, non è un po' difficile prendere, ma soprattutto toglie un sacco fa risparmiare un sacco di tempo, perché lo startup studio guida tutto questo processo, sa che l'idea è giusta, in poco tempo eroga questi soldi. Tradizionalmente bisogna andare a bussare a tantissime porte, fare business plan, revisione di business plan, pitch deck, investitori che ti chiamano tutti i giorni per chiederti, magari non investano, e passi 6 mesi, 10, magari anche un anno impegnato nella raccolta, e magari potresti utilizzare quel tempo per focalizzarti sul prodotto e quindi per andare più forte su quello che è il tuo core business, insomma. Quindi questo è un po' il processo che usa lo Startup Studio. E ecco perché ti parlavo inizialmente di buon senso. Perché se analizziamo tutte le aziende che hanno avuto successo nel tempo, hanno un po' seguito anche, magari, come dicevo, inconsapevolmente questi passi, che tra l'altro possono essere applicati a qualsiasi ambito, anche nello sviluppo di una nuova feature in un'azienda già consolidata. Quindi non iniziare sviluppandola direttamente, impegnando un team per farlo con UX, bla bla bla, ma facendo finta che la soluzione esiste, parlando con le persone costantemente, gli utenti che utilizzano il prodotto, dopodiché usando una soluzione, un accrocchio che gli consente di erogare il prodotto, e dopodiché sviluppare una soluzione solida. Questo fa risparmiare, tra l'altro c'è anche la crisi energetica, tanta energia di computer accesi, server, e soprattutto un impegno che può essere focalizzato su quello che è il core business. Beh, sì, chiaramente questo è un processo molto intelligente che sostanzialmente va a consolidare tutte quelle best practice ed esperienze che si sono dimostrate nel tempo funzionare, come la validazione del prodotto, utilizzare strumenti no code, low code per arrivare velocemente a qualcosa che possa essere utilizzabile da dei primi utenti, creare anche a questo punto tutti gli step già pronti per anche da costituzione, addirittura il funding. Ecco, praticamente si può dire che uno startup studio segue la startup sia proprio dalla fase di idea iniziale fino alla costituzione, fino alla sua exit fondamentalmente, giusto? Un po', questo è un po' l'ambito in cui lo startup studio va ad inserirsi. Sì, tra l'altro il nome Mamazen non è casuale perché deriva da mamma, perché è come se fossimo la mamma delle startup che le mette al mondo. Gli insegna a camminare, a diventare autonome e poi pian piano allenta sempre la presa fin quando non diventano indipendenti da Mamazon e riescono ad arrivare all'exit da sole, sempre con la consapevolezza che c'è una mamma che nei momenti di bisogno ti aiuta e quindi è sempre lì pronta a sostenerti, insomma.
È un bel concetto, perché ci si siede appunto sulle spalle dell'esperienza già pregressa della mamma, no? Che appunto già sa cosa si deve fare. E a questo punto praticamente i successivi founder startupper si trovano, tra virgolette, una startup quasi chiave in mano, dove dopo devono chiaramente mettere le loro energie, portarla avanti con le loro conoscenze verticali e così via. Questo che mi pare di capire sia la caratteristica vincente di questo modello. Quindi di fatto evita che tutti quegli startup, vari imprenditori che vogliono iniziare, si debbano studiare da zero tutti questi modelli, o peggio ancora doverseli trovare quando magari, come dicevi tu, no, prima a un certo punto magari devono fare VPVO, allora dopo capiscono che forse era meglio prima avere un certo tipo di approccio, eccetera. Però bisogna vedere se a quel punto siamo già in valle della morte e ci sono ancora i fondi oppure no. Ecco, la startup studio elimina tutti questi problemi qui, dare best practice e soprattutto ti dà un'idea che molto probabilmente funzionerà. È un bellissimo modello questo. Sì. Almeno... Sì. Niente, volevo solo aggiungere, quello che sto notando è che la fase di startup sta diventando sempre più un ruolo tecnico. Quindi proprio una verticalizzazione sulla fase iniziale dello sviluppo di un prodotto, perché questo era affidato, diciamo, tradizionalmente ai CEO, che facevano sviluppo prodotto, commerciali, coprivano un po' tutto. Adesso si sta sempre verticalizzando di più e diventa un ruolo tecnico, perché tutte queste tecniche, le grandi aziende non hanno ancora l'agilità per utilizzarle. Tra l'altro ecco perché magari ci sono degli startup studio che fanno open innovation per le aziende e lavorano più che altro per creare delle startup per le aziende. Noi siamo uno startup, diciamo, che crea internamente per noi stessi e cerchiamo di focalizzarci nell'ambito in cui siamo più confident, cioè quello del B2B con piccole aziende. Ok, ma dopo una domanda che mi viene spontanea è questa: poi rimane facile comunque trovare quello che poi diventerà il team di founder e professionisti, no, di cui parlavi prima, o anche lì c'è comunque da fare un po' di lavoro? Sì, allora ti dirò, forse la pandemia ci ha agevolato tanto, perché abbiamo ricevuto, quando abbiamo aperto delle candidature, veramente tanti profili di alto livello che non ci aspettavamo neanche si potessero avvicinare al nostro mondo, proprio perché vedono qualcosa di innovativo su cui possono dare un contributo reale e possono sporcarsi le mani, perché molto spesso si arriva ad avere dei ruoli solo manageriali che a lungo andare magari chi ha quella voglia, quella voglia dentro deve riprendere, deve sporcarsi le mani, deve cercare di mettere su qualcosa che possa vedere. Quindi con lo startup studio ha tutti gli strumenti necessari per farlo. E, sotto questo punto di vista siamo molto contenti, perché ti ho detto, l'ultima volta non ci aspettavamo, abbiamo ricevuto più di 600 candidature anche da dei profili che erano veramente top in quello che facevano. Infatti dicevo, come mai ci hanno mandato fuori a noi? In realtà erano interessati e entusiasti di poter iniziare un percorso del genere. È molto interessante. Quindi diciamo, sono stati attratti innanzitutto dalla idea dello startup studio, e poi dopo voi avete fatto il match rispetto alle idee che avete generato, mi pare di capire, no? Esatto. Un altro vantaggio che ora mi viene in mente dello startup studio è quello che se il founder non dovesse andare bene, lo startup studio ha la capacità di sostituirlo. Nelle startup tradizionali invece questo non esiste, perché se un founder non va bene, rimane lui. Questo è un grande rischio per gli investitori, perché magari bisticciano tra founder, uno va via, l'altro non vuole continuare con quella linea, bla bla bla, tirano giù l'azienda. Lo startup studio rimette le mani in pasta e dice ok, ora risistemiamo il founding team, intanto lo prende a carico lo startup studio il progetto, fin quando la situazione non è di nuovo stabile e continua ad andare avanti. Un po' come funziona con le aziende grosse, in cui il CEO non è insostituibile, ma nel caso non dovesse andare bene può essere sostituito. Ok, però in questo caso diciamo il founder sarebbe già un socio, nel senso che già la startup si è costituita e magari sono, che ne so, dei patti parasociali per gestire questo caso, o è ancora nella fase, ancora prima della costituzione? Sì, allora il founder quando entra
ha comunque delle stock, perché è giusto così, anzi, alla maggioranza, perché sennò nessun venture capital investirebbe in un'iniziativa in cui un ente esterno, che sarebbe Amazon, dopo un po' ha la maggioranza delle quote. Ovviamente le Certo. matura e ci sono dei termini per cui, nel caso in cui non dovesse andare bene qualcosa, possono essere riprese in mano. Per cui ci sono dei tecnicismi, diciamo, legali per questa dinamica, però è comunque qualcosa che viene fatto in accordo con il founder, sempre nel buon senso, perché se uno ci ha lavorato 10 anni è normale che se non dovesse andare bene non perde tutto. Se ci ha lavorato 6 mesi e poi lascia l'azienda, ovviamente quelle quote non possono essere bruciate, ma devono essere ricollocate a un altro founder che può portare il progetto, diciamo, può portare avanti il progetto. Questa è una parte molto interessante di questo modello, che infatti non sapevo che c'era anche questa possibilità qui, quindi complimenti insomma per l'idea. Ma a questo punto c'è qualche altro, che so, beneficio che ti viene in mente in questo modello qui, o comunque anche un po' quali sono i trend, se c'è qualche insight su questo mondo che frequentate anche di startup, di founder, c'è qualche cosa lì che puoi raccontare? Sì, i benefici, secondo questo processo, ovviamente è che le startup falliscono di meno statisticamente, anche gli startup studio toppano, però secondo queste linee guida succede in molti meno casi rispetto a quelli tradizionali. Per gli investitori un vantaggio che possono avere è quello di riuscire a diversificare un investimento, perché c'è lo startup studio che si occupa di investire nelle migliori sue, quindi non bisogna andare a cercarsi le migliori startup in giro, fare due diligence o chi più ne ha più ne metta, ma sono già state selezionate, validate e c'è la sicurezza, come ti dicevo prima, che se non dovesse andare bene qualcosa c'è sempre lo startup studio pronto ad intervenire e a sostenere quindi la startup per non farla fallire. Questo modello sta iniziando a girare anche in Italia, perché ora stanno iniziando a nascere tanti startup studio e di questo siamo molto felici, perché quando siamo nati eravamo veramente pochissimi e anche noi non sapevamo, ci iniziamo a informare parlando con gli startup studio esteri. Tra l'altro abbiamo Studio Hub Europe, che è una community di startup studio nata proprio perché abbiamo iniziato a fare telefonate, gruppi Slack, quindi ho detto ok, creiamo una community che si occupa proprio di scambiare le best practice di questi startup studio. Poi, diciamo, la cosa positiva che poi vedo personalmente è che non c'è tanta competizione, perché ogni startup studio poi è verticale in un ambito, e quindi c'è chi è più bravo su la blockchain, l'intelligenza artificiale, noi siamo più bravi sulla creazione di aziende che fanno lead generation per piccole attività, c'è chi è più bravo sull'e-commerce, quindi ognuno trova un po' il suo spazio e cerca di dare il massimo dove ha più esperienza, più expertise, insomma. Quindi è un modello che va bene, e noi, ti ho detto, noi ci stiamo focalizzando sulle piccole imprese, perché sono quelle che non hanno la forza di digitalizzarsi, non hanno la forza di accedere a degli strumenti tecnologici, che non hanno magari le competenze per farlo. Quindi bisogna sostenerle in questa transizione digitale e, diciamo, abituarle al fatto che fino a 30 anni fa i clienti arrivavano dalla vetrina. Ora arrivano dalla vetrina digitale e ci sono delle dinamiche diverse per gestire, ma che ci si può comunque lavorare e creare un'azienda che sia sostenibile. Questo è un po' il trend che abbiamo individuato noi, che stiamo cercando di cavalcare. Comunque il fatto che si siano create nel tempo anche altre startup studio a sua volta è un segnale interessante e positivo, come lo è per le vostre stesse startup, perché vuol dire che effettivamente è un modello che funziona, può funzionare, quindi è una cosa molto, molto interessante. C'è a questo punto qualche consiglio proprio per i founder, ad esempio anche sul mindset, su che tipo magari anche lì di studi fare per prepararsi a questo modello? Qualcosa che insomma anche tu a tua volta hai visto che può facilitare questo processo anche dall'altra parte.
Sì, allora, il mindset, come ti anticipavo all'inizio, è più o meno sempre lo stesso. Cioè, prima si parlava di lean production nelle aziende manifatturiere, ora si parla di lean startup, ci sono vari libri che parlano della tematica. Il consiglio principale è quello di non buttarsi in una soluzione a pancia. E per questo lo startup studio è un po' agnostico, perché riesce a non innamorarsi dell'idea. Noi ne abbiamo spente tante, che magari ci piacevano anche, però dobbiamo portare fuori delle aziende che funzionino. Un founder da solo, magari innamoratissimo dell'idea, quindi fa di tutto pur di tenerla in piedi, anche quando ci sono delle evidenze che non funziona. Quindi sbagliare tanto, sbagliare il più velocemente possibile, fare tantissimi test, quanto più economici possibili, perché questo ti permette di arrivare alla soluzione giusta, sprecando meno energie. E dopodiché, una volta trovata il giusto prodotto, svilupparlo è molto più facile. E a questo, diciamo, bisogna affidarsi ai dati, non alle sensazioni. Molto spesso io lavoro con il mio collega che è verticale sulla parte di group marketing, tiriamo su delle landing page e delle volte le scriviamo noi. Quindi diciamo, dai, no, questa frase è fighissima, convertirà un sacco, questa call to action, bla bla bla. Parallelamente facciamo dei test, anche proprio per analizzando le parole più usate nei commenti di un video che tratta di un determinato argomento. Di queste frasi mettiamo su delle ads vedendo qual è quella che performa meglio, e da lì tiriamo su una landing page che è data dalle frasi, cioè che è costruita con delle frasi che hanno detto degli utenti, che magari sono anche brutte da leggere. Mandiamo in A/B test queste due landing, quella che abbiamo fatto noi a pancia e quella creata con i dati, e magicamente performa meglio quella creata con i dati. Quindi molte volte, presi dall'entusiasmo, si tende a tralasciare tutta la parte razionale, che è fondamentale per sbagliare meno. La creatività è alla base della creazione delle nuove aziende. Non sto dicendo che non è da considerarsi, però la creatività affiancata ai dati, all'analisi dei dati, ti permette di andare più veloce e tirar su qualcosa che funziona meglio. Questo è un po' quello che ho imparato sulla mia pelle, perché succede spesso, facciamo delle scommesse interne delle volte anche su qual è la landing che andrà meglio. Tendenzialmente funzionano meglio quelle costruite con parlando con gli utenti, leggendo quello che gli utenti scrivono, rispetto a quelle inventate senza avere una conoscenza del settore. Quindi Beh, questo è un sì. po' il consiglio che posso dare. Sì, infatti diciamo molti startup sono fregati proprio su questo, sull'innamorarsi della propria soluzione senza risolvere un vero problema. No, questo sono molto Esatto. d'accordo. Le informazioni e i dati sono ciò che spesso fa la differenza. Per fortuna con il vostro modello questa cosa qui viene già in buona parte risolta proprio perché c'è tutto il processo che hai raccontato che alla radice fa sì che intercettiamo un problema esistente. Molto interessante. Quindi, diciamo, intanto grazie mille Nicolò per aver raccontato, per aver fatto questo viaggio nel mondo degli startup studio, che ripeto, per me è veramente molto affascinante, penso anche per tanti altri, d'altronde quell'enorme numero di candidature anche di persone veramente interessanti, cioè è un altro indicatore molto interessante. Quindi grazie di nuovo e a questo punto ci Grazie a voi. becchiamo. Ok, Sì, ciao Nicolò. grazie. Ciao ciao, buona giornata, grazie ancora.